Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e benvenuti nell'appuntamento con il Robbimello 81 Mod News. Non so da voi raga, ma qua è una domenica uggiosa, una domenica piovosa e quindi stiamo al calduccio a giocare con Farming. A proposito di Farming, vediamo un po' che cosa ci ha proposto il modding in questa settimana. Allora, ogni settimana... No, giuro, non dico più niente, cioè non giudico più la settimana, sennò dico sempre le stesse cose, disdicevo, le moria. Però raga, anche oggi io devo aprire con la sigletta Allegria, qui di mod, moria, Allegria. Cioè raga, veramente di mod, moria. Poi ogni settimana meno mod, cioè le altre settimane erano quattro paginette scarse piene di update, sta settimana sono tre pagine scarse piene di update, a parte che abbiamo avuto un giorno in meno, perché lunedì era Pasquetta, ok, erano in ferie, ok, tutto quanto, però veramente la disdicevolezza nell'aria la fa da padrona, mamma mia che disdicevolezza, amici. Allora, scusate se sentite rumori strani, ma sono io che incastro le ginocchia nel microfono, non so com'è possibile. Comunque, andiamo un po' a vedere quello che è successo questa settimana. Prima di iniziare, vi devo ricordare tre cose. Prima di tutto, di seguirmi anche sull'altra mia piattaforma, dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30. Quindi venite a trovarmi anche sul Cosino Viola, sull'altra piattaforma, che qua non si può nominare, se no sono fulmini e saette. Poi che potete aiutarmi con la partnership Giants acquistando qualsiasi prodotto riguardante Farming dai miei link di affiliazione qua sotto. Con il codice partner Robbimello senza 81. Detto questo, prima che mi rimbambisco totalmente, andiamo a vedere che cosa c'è di bello, di interessante in questa settimana. Allora, la prima mod che è uscita solo per PC è la Slow Player. Una mod che teoricamente doveva migliorare una cosa che nel gioco base è fatta male, cioè la presa delle mani, ma secondo me è più frustrante la soluzione del problema, ovvero praticamente quando voi prendete una roba in mano, per non farla cadere basta che andate lenti, e questa mod questo fa, quando raccogliete un oggetto vi manda lenti. Però non sempre sta cosa è utile, cioè a volte veramente è frustrante, e quindi la trovo una mod... boh, così, non né A né B. Poi, per quanto riguarda... andiamo avanti, per quanto riguarda i trattori, console e PC, New Holland 8066, ho fatto un test mod accurato per gli amici abbonati, quindi se siete abbonati già avete visto tutte le spulciature, tutte le pulci che ho fatto a questa mod, che non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta, faccio un piccolo riassunto, non mi è piaciuta né... per il colore, che non è affatto quello Fiat Agri, quello terracotta, Fiat Agri New Holland, per le decal che non hanno questo sfondo bianco qua, non è la versione, perché molti hanno detto sì, ma la versione turca, assolutamente, perché anche la versione turca non ha sto sfondo bianco qua nelle decals, e poi... vi metterò delle foto, se mi ricordo, vi metterò delle foto nel montaggio video e vi farò vedere che sto bianco qua di sfondo non c'è manco nella versione turca. La cabina non è assolutamente così, anche il colore, la versione rossa c'ha la cabina rossa, la versione blu c'ha la cabina blu, quindi anche il colore della cabina, ma tante piccole cose, cioè manca di configurazioni, manca di dettagli, insomma non mi è piaciuta proprio, e ve lo dice un amante del New Holland di Fiat e Fiat Agri, non mi è piaciuta. Però speriamo che ci saranno update che sistemeranno quello che non va in questa mod, speriamo. Ovviamente si parla sempre di miei pareri personali. Due mod solo per PC, una che ci fa raccogliere, da quello che ho capito, le barbabietole o le patate, adesso non ricordo, barbabietole e patate, insomma patate, cose varie, non l'ho provata raga, vi devo dire sincera verità, vi metto solo la pulcetta nell'orecchio, anche quando piove, da quello che ho capito. Poi il click to switch che permette di, all'interno di un mezzo, io l'avevo provata ma non ero all'interno del mezzo, quindi non mi era funzionato, quando state all'interno di un mezzo, questa qua è solo per PC, quando siete all'interno di un mezzo, se cliccate in un altro, col tasto destro del mouse, e poi cliccate su un altro mezzo, vi switch automaticamente su quel mezzo lì.
Però insomma lascia tutto il tempo, il tempo che trova. Non so, mod che mi fanno strappare sinceramente i capelli. Poi vari update, update, update su capanni, update, capanni, update. È uscita la mod quella che faceva uscire la segatura dalle dai legni quando li tagliamo con la motosega. Già c'era in Farming 17, se non erro l'aveva fatta il team FSI nel 17, però insomma, se vi interessa anche questa, credo, adesso ci clicchiamo, vediamo, ma credo esatto che sia, vedete, solo per PC anche questa qua. E poi, sempre solo per PC, sta settimana per console terribile, penso. Cioè, quelle poche mod interessanti sono solo per PC. È uscita il Beat Harvest Add-on. Qua ho fatto un test mod, se vi interessa, per tutti. Ve lo lascio qua su, nella i, nel box informativo. Non è che vi sto a spiegare più di tanto adesso qua. Se volete proprio andare a fare le pulci alla mod, ve la lascio qua nel box informativo. È un pack che funziona con la Global Company, che contiene una fabbrica di zucchero, una fabbrica di pellet di cibo, che sono, è polpa di barbabietole fatta a mangime per i vostri animali. C'ha dei nuovi pallet, c'ha la melassa, vi produce anche melassa che potete usare nel DLC Harvest, attenzione, nell'add-on Harvest add-on per fare le balle, quindi molto interessante, compatibile con la Sisio, con lo Straw Harvest, con la Mice Plus, molto interessante. Ve lo lascio qua su nella i, nel box informativo, così ve lo andate a vedere se vi interessa. Carri carretti carrozzi, update per cava ercervo a dondolo, ragazzi, ercervo a dondolo è una cosa utilissima. Il prefab, chi di voi che non fa le mod non cerca come prefab, ecco, modder, datemi un attimo, modder, cercate un prefab fatto bene per le vostre mappe, per le vostre mod, il cavallo a dondolo. Poi update, interessanti le placebo sell point, solo per PC pure questo, sono dei punti vendita posizionabili sulle vostre mappe, e sta cosa è uno spettacolo perché vi permette nelle mappe grandi dove dovete andare a vendere un prodotto in, non lo so, in, in cima al mondo, diciamo, per non dire altre parti del corpo, in cima al mondo, ecco, con questo vi mettete il punto vendita in farm, è stato a posto, l'ideale per i pigri, per i pigroni come me. E poi infine la settimana si è chiusa meno male con una moddina bellina, una moddina italiana, una moddina che mi avete dato retta, avete lasciato 5 stelle, quindi c'ha 5 stelle piene sul Modab in questo momento, sono veramente contento. Parlo della Selvatici 150-95 DRL modding del gruppo FSI, anche di questa ho fatto un test mod, se volete andare a spulciare vi lascio tutto nella i, nel box informativo. Correte come dei furetti a scaricare la mod, a vedere il video e a lasciare 5 stellette, magari anche un bel like al videuzzo. Parliamo di un semplice erpice rotante da 1.8 metri, ha anche la funzione da subsoiler, come potete vedere, e lascia, come vedete, la texture del campo coltivato, né più né meno. E adesso andiamo un po' a vedere, anche qui c'è poca roba, ve lo dico subito, quali sono le mod in uscita. E allora, amici miei, allora iniziamo con il team SMI, che ha tante cosine in cantiere. Come vedete c'è il Rabe Bluebeard 6000, su cui stanno lavorando, il modello al 90%, l'in-game a 5, quindi questo manca ancora un pochino, così come stanno lavorando sulla MAG Vortex 50 TRSM, mamma mia, in codice fiscale il nome di sta cosa, anche qui il modello 100%, ma l'in-game non è ancora pronto. Quello che invece è pronto e è praticamente in fase di lancio è l'Ermo Diablo Spev, un bellissimo aratro della Ermo. Grazie alla loro pagina su King Mod, appunto la pagina di SMI su King Mod, possiamo tranquillamente vedere le prime immagini. Possiamo già leggere che ci saranno delle configurazioni per il colore, configurazioni per le ruote, configurazioni per l'aratro, 6, 7, 8 credo che siano i vomeri. Noi possiamo già vedere qualche immagine, guardate che bello, ovviamente sia per console sia per PC, perché vi ricordo che il gruppo SMI, il team SMI ha
la licenza Ermo. Guardate qua che bestione. Guardate qua anche in modalità black, che io l'adoro tantissimo sto colore. Quindi questo è quello che riguarda tutto quello che uscirà del team SMI a breve. Piccola parentesi sulla mappa Italia: è in testing per console la mappa Italia demo, che sarà la versione ancora più ristretta dell'Italia Lite. È in testing, ovviamente non si sa se li supera, se non li supera, se verrà mandato indietro, se uscirà, se non uscirà, quindi non fate questo tipo di domande, ormai lo sapete, non si sa, però vi avviso che è in testing la mappa Italia demo. Così come è in testing il pack di Same Lamborghini di Black Ice, che attenzione, come ci comunicano i modder stessi della loro pagina Facebook, la Giants non vuole far uscire il pack di Same Lamborghini nuovo come un pack nuovo, ma butta tutto dentro come l'update del Vigneron, Bruteto, eccetera, eccetera. Quindi quel pack lì si aggiornerà ancora una volta, piano piano diventerà un pack da 8 milioni di giga, tutto dentro lì butta la Giants, non so perché, diventerà appunto un update di quel pack dove troverete anche i nuovi modelli di Same. E ovviamente mi toccherà fare il terzo test mod diverso dello stesso pack. Questo ovviamente non è colpa di Black Eyes, ma è la Giants che ha deciso così. E a proposito di Black Eyes, perché vi sto mostrando questa mappa? Perché i nostri amici stanno lavorando sull'update delle risaie del nord con i pomodori, eccetera, eccetera. Non si sa quando uscirà, non si sa, non si sa, non si sa, questo lo dico sempre. E hanno rilasciato questo screenshot dove ci fanno vedere un paio di novità, ovvero la texture del mais e gli stocchi del mais. Guardate qua che bella immagine che ci regalano i nostri amici di Black Ice. Passiamo poi al gruppo FSI. Peppe ci ha dato questa immagine in esclusiva della sua Sigma, dove vedete che sta testando, sta provando, sta facendo il dirt e l'usura. Guardate un po' che bello, eh? Queste cose le vedete da Robby Mello, guardate qua. Veramente bella sta Sigma, non vedo l'ora di averla fra le mie manuzze, ecco qua, guardate che bella, che ve ne pare raga? Bellissima Sigma, anche di questa non abbiamo una data d'uscita, non sappiamo niente. Amici, io spero che questa puntata vi sia piaciuta, nonostante tutto. Anche oggi siamo riusciti a fare quasi il nostro quarto d'ora insieme e ormai sto diventando bravo ad allungare il brodo anche se c'è poca ciccia. Sto a fare il brodo con l'acqua, raga, praticamente. Detto questo, amici miei, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi, ringrazio gli amici abbonati che rendono possibile tutto questo. Grazie veramente di cuore, raga. Se anche voi volete aiutare il canale ad andare avanti, a sostenersi con un caffè al mese, l'abbonamento quello piccolo, fino a diciamo qualche caffè al mese, potete abbonarvi e aiutarmi, perché lo scopo degli abbonamenti è sostenere il canale. Poi uno se può dà anche materiali in esclusiva, per carità, ma maggiormente lo scopo è quello di sostenere il canale. Quindi grazie di cuore a tutti gli amici abbonati. Io, amici miei, vi auguro una buona domenica, vi bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!